Oggi. Aspetta, calmo. Oggi 14 agosto 1917, 2770. 2017, non 1917. Ah, scusa, sei indietro. 1900, sei indietro di cent'anni. Cent'anni, la fine della prima guerra mondiale. 2770 a Burbe Condita, siamo nella aurea e invitta Repubblica di San Marino per fare un video. Dal 1251. Repubblica. E noi sappiamo perfettamente perché è in vita, perché qui probabilmente la prima repubblica al mondo. Chi si azzarda a salire su per queste scale, e quindi è chiaro che sempre c'è sempre un motivo molto molto concreto per la libertà e l'indipendenza. Sediamoci all'ombra, dai. Vai. Questo è il resto del Carlino, che contrariamente a quanto io pensavo, il cosiddetto quotidiano nazionale, il resto del Carlino, il Giorno e la Nazione, è il quotidiano in assoluto più venduto in Italia. Più letto. E anche più letto, ovviamente, certo, loro scrivono letto, cioè, si tratta di 1.940.000 lettori. Ed è vero, perché sono tre testate tradizionali messe tutte e tre insieme. Il fatto è che gli articoli sono sempre analoghi. Gli autori sono gli stessi, cambia soltanto la testata. Questa è stata un'idea geniale di certe persone che conosciamo. Voglio farvi vedere semplicemente questo. Vi svelo i traffici delle ONG. Allora io mi dico, ma adesso l'hai scoperto? Adesso l'hai scoperto. Allora, la nostra deduzione è semplicissima. Fino ad oggi a certe persone li hanno lasciati guadagnare sul traffico degli schiavi. In cui guadagnavano tutti, tutta una filiera e tutta una bella fascia collusa e collaterale al reato. Esattamente, a cominciare dal Papa. Dopodiché, finito... Sempre stato finanziatore delle navi negriere, sempre, i papi. Sempre, con la benedizione. Leggetevi, cari amici, il libro di Las Cases sul modo con cui i cattolicissimi spagnoli straggiavano, trattavano gli indios, avrete un'idea qual è la mentalità di questa gente. Dopodiché la nostra deduzione, noi l'abbiamo detto subito, appena è cominciata la questione, voi ricorderete, cari amici, che noi l'abbiamo detto ed è facilmente reperibile sui nostri video, essere tutto un traffico di tipo schiavistico, di stampo schiavistico. Però ovviamente a soldi contingentati, perché superato una certa cifra si è mosso tutto un sistema di quelli che anche loro lucravano sul buonismo e tutte queste cose qui, per cui vedi caso hanno bloccato tutto quanto. Questa è quella storia. Avete guadagnato anche troppo, sapete cosa vi dico? Che se noi andassimo al potere vi porteremmo via tutto quello che avete incassato. E stupidamente magari nascosto, magari sotto un mattone, perché questa è gente che nasconde sotto il mattone, capito? Oppure adopera il mattone per schiacciarsi le palle, in casi del tutto particolari. L'altro aspetto su cui vorrei subito subentrare è quello delle vaccinazioni, perché ci è capitato tra le mani un documento molto importante. Questo è il documento ufficiale e ufficioso del sistema. Eccolo qua, ci sono messi in mezzo tutti. Infamità assoluta, allora, inarrivabile. Ci stanno dentro tutti, tant'è vero che, e noi queste cose le sapevamo, ci sta dentro Società Italiana di Farmacologia, Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva e Sanità Pubblica,
poi Società Italiana di Pediatria, Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Federazione Italiana Medici Pediatri, ci stanno dentro tutti. Quali tutti? Gli istituzionalizzati. Quelli che mangiano. Esattamente. Sulla vicenda. Con le istituzioni, è vero, fanno quello che le istituzioni dicono di fare. E in questo caso noi leggeremo alcune frasette che sono veramente istituzionali, in quanto si vede che sono state scritte in modo molto preciso da una grande istituzione. No, di marketing, ma soprattutto dell'industria farmaceutica. Bravissimo, di marketing, ma di programmazione neurolinguistica ancora più raffinata. Perfetto. In cui il signor Orwell era un dilettante al certo, confronto. Era all'inizio, eravamo all'inizio di questa questione, tant'è vero. Vi leggeremo alcune frasi, poi vedrete subito non solo il marketing, ma il marcio che c'è in questa storia. Il marcio e la programmazione, perché quello è molto bello. Allora, in questo contesto, ovviamente sono frasi ricavate, poi l'opera in se stessa, se qualcuno la vuole, la può anche chiedere. Gli mandiamo anche le fotocopie. In questo contesto appare di cruciale importanza una comunicazione corretta e pianificata, accuratamente basata su evidenze e dati confermati. I dati confermati noi lo sappiamo, su di voi però, i dati confermati, noi abbiamo la conferma di chi siete. Che punti al coinvolgimento di tutti i portatori di interesse e quali sono? Dai medici ai cittadini, senza dimenticare l'importante ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri come mediatori fra le istituzioni sanitarie e la comunità. È una bella mediazione, la conosciamo molto bene, che cosa funge questa mediazione, in cui le percentuali che scorrono sono a base di regalie di vario genere, capito? Anche, roba ampiamente anche prestazioni sessuali. Anche, quello è l'ordine del giorno. Un recente documento delle ECDC, European Center for Disease Prevention and Control, individua anche negli operatori sanitari elementi di esitazione vaccinale. Ma guardate le parole, esitazione. Elementi di esitazione vaccinale. Cari amici, questa è vera letteratura da industriale farmaceutico. Essi pertanto... Non solo, da letteratura di programmazione neurolinguistica. Esattamente. Questa è pura teoria linguistica applicata al marketing. Esattamente. Essi pertanto, essendo punti di riferimento per i cittadini, rappresentano un target elettivo degli interventi mirati a supportare le vaccinazioni. Le istituzioni sanitarie devono quindi supportare gli operatori sanitari nelle strategie di informazione al pubblico, prima ancora di formazione professionale. Bella. UFRA intende... Ti formo una grande schiera di grandi sapienti con questo modo. Di figli di mignotta, diciamo così. Allora, un fraintendimento diffuso che ha portato in errore, ma tu pensi... Da prete, questa è... Stavo per dirlo! Da prete, quasi da papa. Sì, è roba da Bellarmino. Il cardinal Bellarmino è stato geniale, un precursore unico, da cui avranno preso spunto sicuramente tutti i successivi. Ma certo, soprattutto, vuoi mettere da parte il pretonzolo? Il pretonzolo è il maestro della manipolazione. Un fraintendimento diffuso che ha portato in errore deriva dalla convinzione che l'esitazione vaccinale, come quello che si... esitava, titubante. Esitava prima di prendere la sacra ostia. Infatti si potrebbe chiamare esitazione ostiense. Possa derivare principalmente dalla mancanza di conoscenza specifica. Ma guardate, la conosce lui la conoscenza specifica? Sì, appunto, del problema. Di conseguenza... Gran parte degli sforzi sono stati diretti a migliorare questo ipotetico gap culturale con nozioni tecniche e con un approccio monodirezionale. Ma guarda un po' che l'approccio è monodirezionale, perché non c'è il feedback? Non c'è il ritorno? Perché non ci parli degli sputi che ti prendi in faccia il ritorno dopo questa cosa?
diversi dati, anche italiani, ma allora, ci mette tutto il patriottismo, sì, il nazionalismo, il sentimentalismo. Ma ti immagini se questa non ha fatto la Glaxo, l'ufficio studi della Glaxo. Allora, diversi dati, anche italiani, ricordate cari amici che se c'è un paese dove non si fa nessuna vaccinazione, la farmacovigilanza, dove non si fa è quella italiana. E di recente la unica regione che ha fatto la farmacovigilanza pubblica è stata il Veneto. Diversi dati, anche italiani, mostrano che la maggior parte dei soggetti che rifiutano l'offerta vaccinale è perché mi offri l'ostia. No, aspetta, il bello è che continuano a dire che è gratis, ma gratis un cazzo, sì, perché 40 miliardi di euro li paga lo Stato italiano attraverso di noi, attraverso le tasse che riscuote da noi. Non solo. Ma quando i preti dicono che la messa è gratis è un falso, perché lo Stato italiano gli fornisce i soldi. Paga i preti che dicono le messa per ogni messa. E noi, se andassimo al potere, dovremmo fare... Bisogna ricordare che la signora Glaxo un anno e mezzo fa ha preso 1 miliardo di euro. Esattamente. Oltre a tutti quegli altri che adesso diamo, ha già preso 1 miliardo di euro. Esattamente. Andate a fare in culo. Allora, è gratis, secondo voi. Allora... E questo è il vero offertorio, perché l'offerta vaccinale è il vero ostensorio. Anzi, chi rifiuta l'ostensorio rifiuta il sospensorio. No, andiamo col sospensorio a visitare l'ostensorio. Allora, l'offerta vaccinale appartengono, attento che qui lo deve ammettere, guardate che è di una bellezza incredibile. Allora, coloro che rifiutano l'offerta... È un'opera d'arte, questo bisogna riconoscere, che è un'opera d'arte circonvenzione degli incapaci. Allora, questa cosa qui, per quello la leggiamo. Eh certo. Attento. Cioè, nella malignità, è un'opera d'arte. L'opera d'arte è sempre maligna, perché di 99,9% sono maligne delle opere d'arte, e 1% se salva, che è anche benigna. Allora, coloro che rifiutano l'offerta vaccinale appartengono a classi culturalmente evolute, lo ammette. Ma deve, perché così copia e incolla, no? Prima sovrappone certo. E poi copia e incolla, perché poi arriva alla conclusione che dice lui e non quella che sarebbe appunto, logica che deve derivare. Infatti, come ha detto la Lorenzini, io non mi aspettavo, io credevo, io pensavo, ma cosa pensi, imbecille? Quella non sa pensare, ha avuto un lapsus mentis. Guarda, in quella che dice... che c'è stata un'epidemia che ha ammazzato non so quanto 274 il 2014 e 270 nel 2015 quando è morto uno negli ultimi 3 anni in Inghilterra. Vabbè. Allora, appartengono a classi culturalmente evolute con livello medio elevato di istruzione. La comunicazione in ambito vaccinale, pertanto, non può soltanto trasferire informazioni tecniche, che tu non hai, figlio di puttana, perché non vai mai a verificare, seppur rilevanti, ma considerare in un approccio bidirezionale anche gli altri determinanti della scelta vaccinale. La globalizzazione culturale, informatica e geografica, rafforzata e guidata dalla nuova dimensione dei social media e dall'accesso amplificato alle informazioni autogestite, ha prodotto una nuova consapevolezza negli individui anche in merito alla loro salute. Le informazioni sono raccolte attraverso fonti alternative agli operatori sanitari, e meno male, e alle istruzioni, e vengono vagliate sulla base della propria sensibilità, cultura di base, convinzioni e ideologie. In una babele di informazioni, la babele la create voi, di informazioni le autorità sanitarie si trovano costrette a confutare le opinioni dei singoli e delle collettività multimediali, ma per far ciò devono mantenere autorevolezza e competenza e garantire fiducia, cosa che non hanno mai fatto, e mica meno adesso. Questi ultimi passaggi
si sono probabilmente resi carenti. Se io devo dare fiducia a una ministra della sanità che dice quelle cazzate che ha avuto il coraggio di dire, che poi ha detto quell'altra cosa, no? Che il governo austriaco vietava alle famiglie a dare a Gardaland. è di un livello culturale pari a zero. Ma tu un bambino gli dici una cosa così a un bambino, lui dice ma che cazzo, io voglio andare a Gardaland, ma che cazzo. Anche troppe volte. Questi ultimi passaggi si sono probabilmente resi carenti per moltissime ragioni negli ultimi decenni, e te credo, sei tu che manchi di informazione, non solo di informazione, di aplomb, di autorevolezza. Il ruolo degli operatori sanitari non può restare adesso adeso. Addirittura, sì, che bel termine. Al principio del paternalismo medico, né tantomeno al liberalismo, ma può conciliarsi in una forma evoluta di relazione duale fra cittadino, utente e attore all'offerta vaccinale. Uno di cultura normale che legge un testo del genere, secondo te rimane affascinato perché non riesce a capire. Sì, e certo. Quindi dice, cazzo, è uno in gamba, uno intelligente, allora, uno edotto, io gli devo dare retta. Allora, guarda che ci sono delle... per quello l'ho voluto leggere, credo, una bellezza estrema, capito? È come certi... di una raffinatezza, sì, estrema. Sì. Come alcuni dei salmi di Re Davide, che era notoriamente un figlio di puttana, però scriveva bene, è un ottimo poeta, poi chissà chi lo traduceva, chissà chi era sto Re Davide. Alfieri ha fatto tante traduzioni, per esempio. Non ho capito. Alfieri, per esempio, ha fatto molte traduzioni dell'Odissea. Ha fatto il Saul, la più l'Odissea, l'Iliade, ha fatto. Dell'Alfieri è stato sua, di mano sua, è stato il famoso. Il Saul, dice, sì, certo. Che qualche volta lo fanno ancora. Certo. Il ruolo degli operatori sanitari non può restare adeso al principio del paternalismo medico, cosa che continua a essere, perché il 90% dei medici si comportano con i loro pazienti di quello stesso tipo, con quell'atteggiamento paternalistico di tipo pretesco, per cui non puoi obiettare niente. Ma come? Ma io che sono il medico, ma io che sono qui da 50 anni, ma io che faccio qua, faccio... Paternalistico là. Spocchioso. Sì, spocchioso, tipo, ma come? Io che sono figlio di Gesù, ma, ma che io che sto sempre... Mi vuoi confutare? Che lavorano... Io lavoro per te da una vita. Non solo, ma avete visto la pubblicità della Chiesa per l'8 per 1000, no? Chiedilo a loro, poverini, no, io te lo chiedo a te, no a loro, capito? Allora... Il ruolo degli operatori sanitari non può restare adeso al principio del paternalismo medico, né tantomeno al liberalismo, ma può conciliarsi in una forma evoluta di relazione duale tra cittadino, utente e attore dell'offerta vaccinale. Allora, se è duale, io cittadino... È biunivoco, è a doppio senso di comunicazione. Canale, certamente. Per cui io cittadino ti chiedo le informazioni che tu per legge mi devi dare. Vuoi il consenso? E allora mi dai il consenso informato, e se non me lo dai ti denuncio alla Procura della Repubblica. Come abbiamo detto più volte, anche ieri e l'altro ieri. Una forma di paternalismo, penso un po' che esiste anche il paternalismo libertario, che si fonda sul principio del nudge. Del? Nudge, io non so che cazzo è, comunque... Diciamolo per buono, sono dei falsari, dai. Ah, nudge. Nudge, sono dei grandi falsari. Lo Stato ha diritto, e se sì, in quale misura, a intervenire su questioni che riguardano le scelte dei cittadini? Del conosciuto, forse, no, vuol dire. No. C'era una definizione dopo, adesso lo vedo. Come la salute e le vaccinazioni, le istituzioni in ambito vaccinale, intervenendo al fine di evitare gravissimi errori che minacciano la salute di una collettività, dovrebbero comunicare efficacemente con i cittadini, offrendo loro un nudge, ovvero, ecco qui, un aiuto, una motivazione che li renda autonomamente... Un aiuto di conoscenza. Senta, che li renda
una motivazione che li renda autonomamente consapevoli delle scelte proposte. Mannaggia, è un termine tecnico, sì, sì. non è un termine colloquiale. Vatti a tirare fuori pure termini semitecnici inglesi per inserirli, per scombussolare completamente, infatti lo mette alla fine, quando tu la gente già è in barca, un individuo normale, e quello lo finisce di catturare. Esattamente. Lo squilibra. Esatto. Psicologicamente lo squilibra. Siccome è una traduzione dall'inglese, è chiaro, evidentissimo, perché l'ha fatto il reparto marketing della GlaxoSmithKline, che è inglese, è chiaro che questo qui, quello che l'ha tradotto, dice, ma sto dangere che cazzo. No, in italiano non c'è, non c'è. Vabbè. Dice, non sarà come budge, quindi forse è budge, nudge. Allora, intervenendo al fine di evitare gravissimi errori che minacciano la salute di una collettività, dovrebbero comunicare efficacemente con i cittadini offrendo loro un nudge, ovvero un aiuto, una motivazione che li renda autonomamente consapevoli delle scelte proposte. Come cosa? Io sono consapevolissimo che tu sei un mascalzone, questa è la differenza. Che tu sono delinquente. È come i tre compari del pacco pacchetto e contropacco, no? I tre, sono tre che uno dice, a quello di mezzo, dice sempre, guarda che quello tartuffato, vieni con me che ti faccio recuperare il materiale. Sì. Perché, e lo porta dal terzo che lo finisce di inculare. Esatto. Questo è tipico. Questo è l'aiuto del nudge. Un nudge napulistico comunque, è Napoli nudge. Ma sono artisti napoletani, questo. Sono certo questi. Fanno vedere la radiolina giapponese, ti facevano vedere e poi ti davano il mattone. Cosa da non credere. Imballato, eccola qua, con la fretta, dai, dai, arriva la polizia. Zac, ti rifilano il mattone. Ti rifilano il mattone e tu hai pagato. Che li renda autonomamente consapevoli delle scelte proposte, portandoli verso una responsabile accettazione. Un momento, tu mi vuoi inculare, vuoi una responsabile accettazione della mia inculatura? E io non te la do perché mi prude dietro. In sinergia con l'istituzione e non in contrasto con essa. Ma qual è l'istituzione? Ma l'istituzione non dovrebbe garantire, nel vero senso della parola, l'equilibrio del cittadino. L'equilibrio anche nella comunicazione. Non può accettare passivamente queste cose. Dopodiché, cari amici, all'altezza del titano, noi vi salutiamo perché noi titanicamente difendiamo la dignità degli italiani. E poi confermiamo sempre, so long! So long. Ma qui è lunghissimo. Ma so long! Parte da qui e va laggiù in fondo. Bene. Oh, vedo. Noi vediamo della ciccia. Della ciccia, sì. Una volta gli faccio la foto. Eh? Una volta gli faccio la foto. Come no? Sì. Volentieri. Aspetta che chiudo qui.